La prima domanda che possiamo porci è perché questa attenzione al dono, no? Spesso anche le scelte dei temi non sono casuali e penso che sia stata ovviamente un'ottima scelta. A me poi questo, personalmente questo tema mi interessa da molto tempo, ma credo che in questo momento sia particolarmente pertinente. E perché è particolarmente pertinente? Beh, perché stiamo vivendo dei tempi molto bui, direbbe una filosofa che amo molto e che è Hannah Arendt. Stiamo vivendo dei tempi veramente oscuri che sono, beh, caratterizzati da molte sfide, da molti problemi su cui non starò ad entrare, ma almeno una parte di questi problemi e di queste sfide noi possiamo forse appunto riassumerli sottolineare il forte, direi quasi sfrenato individualismo che caratterizza le nostre società contemporanee e non soltanto quella italiana, dove, come ben sappiamo, ha assunto anche delle forme grottesche, ma non è di questo che non perderemo tempo a parlare di questo. Insomma, siamo di fronte a quelle che io definisco delle patologie sociali, di cui l'individualismo è sicuramente il segno più evidente, ma non perché l'individualismo in sé sia un male, tutt'altro. È una conquista, una grande conquista della nostra storia, della nostra modernità, almeno dal 6-700 in poi, ma perché appunto ha assunto delle derive e dei tratti degenerativi che indubbiamente ci inquietano molto. Perché ci inquietano molto? Perché sempre di più ci rendiamo conto che sta questo individualismo consumando, erodendo lo spazio dell'agire comune, sempre per riprendere, io sono una filosofa, quindi scusatemi il mio linguaggio, per quanto diciamo comunicativo, mi possa sforzare di renderlo comunicativo, ma i miei referenti sono per lo più dei filosofi. Allora, l'agire comune è di nuovo un'espressione di Hannah Arendt, che addirittura usava questa espressione per definire la politica. Lei diceva che la politica è una sorta di miracolo perché appunto si fonda sull'agire comune. Credo che abbiamo perso molto il senso, diciamo, di questa definizione ed è forse quello che dobbiamo, tra le altre cose, recuperare. Ma il problema è proprio questo, no? Cioè, il problema è che tutta quella sfera, quella dimensione, no? Dell'agire insieme, del fare le cose insieme, del progettare insieme e anche del pensare insieme, è sempre più assottigliata, eh? Ognuno, diciamo, si fa gli affari suoi, per dirla un po' brutalmente. Una patologia che già i sociologi della seconda metà del Novecento avevano descritto abbondantemente, cioè il narcisismo, è ancora e forse sempre di più uno dei tratti dominanti del nostro presente, perché il narcisismo è la perdita del limite. È sempre comunque la perdita del limite, cioè un soggetto narcisistico è quello che ha dei desideri illimitati e che ha perso il senso del confine tra sé e l'altro, che confonde i confini tra sé e l'altro, come dico sempre ai miei studenti, al di là delle infinite forme che poi può assumere. E noi siamo in una fase di perdita del limite, eh? Io lo chiamo proprio un individualismo illimitato, che noi possiamo vedere in tante manifestazioni, cioè potremmo fare un lungo elenco, pensiamo alla corsa al successo, eh? Un successo senza merito e senza competenze per lo più. Pensiamo alla logica della sfida, come ci viene proposta da tanti programmi televisivi un po' discutibili, se non addirittura trash, che purtroppo affascinano molto i giovani. Pensiamo alla corsa al consumismo, che tuttora è una caratteristica, anche perché il consumismo non è più soltanto, non riguarda più soltanto il mondo delle merci, ma riguarda appunto il mondo, della sfera privata, della politica, della cultura. Si consuma tutto, si consuma tutto e si perde sempre più il senso della profondità delle cose.
dei contenuti delle cose, per non parlare della perdita di scrupoli morali, che sempre più sono, almeno nel nostro paese, definiti come moralismo. Basta invocare un po' i valori, o il bene comune e così via, immediatamente si viene tacciati di moralismo. E allora tutto questo, per non parlare appunto della, diciamo, di quello che più ci interessa poi analizzare qui, che ho appena accennato, cioè della relazione con l'altro, cioè come tutto questo si traduce in rapporto alla relazione con l'altro. Beh, ci sono due modalità diverse, due modalità negative diverse e complementari. Da un lato c'è una dilagante indifferenza. Un'indifferenza verso i destini, verso le sorti dell'altro, che noi possiamo raccontare diciamo dall'episodio di quello che non soccorre una persona per la strada alla, come dire, assoluta impermeabilità rispetto al destino dei più svantaggiati e così via. E dall'altro c'è come suo risvolto speculare un'ostilità sempre più forte verso l'altro, un'ostilità attraversata anche da forme di risentimento. Rinasce il razzismo in modo molto forte, aumenta la violenza sulle donne. Questo è un punto che sarebbe da trattare assieme, ma certo adesso non lo faremo qui. Insomma, noi abbiamo da un lato una sorta appunto di individualismo senza limiti, che spinge le persone appunto a perseguire unicamente i propri interessi, ad erigere il denaro a nuovo dio della situazione, a consumare voracemente tutto quello che è possibile consumare, a inseguire appunto un successo facile, usa e getta, e dall'altro c'è una tendenza a ricostruire l'essere insieme in forme regressive. Nella presentazione di questo evento il sindaco ha fatto riferimento ad un filosofo, cioè ad un caro amico che è Roberto Esposito e alla sua, diciamo, analisi della comunità. È un tema appunto che mi interessa anche molto personalmente perché noi vediamo che prima appunto di poter parlare di dono, che questo essere insieme, questo cum, in realtà si ricostituisce in forme distruttive, in forme esclusive, proprio per questa perdita di identità, tra l'altro accelerata e alimentata e aumentata dalla globalizzazione, si tende a, come dire, riconfinarsi insieme dentro spazi chiusi che escludono l'altro, escludono il diverso, escludono chi non la pensa come noi, chi non agisce come noi e così via. Un sociologo americano che mi piace molto, che si chiama Richard Sennett, ha detto che oggi il noi è diventato un pronome pericoloso, alludendo proprio a questa formazione negativa di comunità, cioè la comunità oggi tende a rinascere come reazione probabilmente, no? Come desiderio di confini identitari che appunto stiamo perdendo, tende a rinascere appunto in forme oppositive, esclusive, regressive, i razzismi, ma anche le comunità etnico-religiose che, voglio dire, provocano conflitti e violenze a livello planetario. Insomma, è veramente, ma anche fenomeni più, come dire, di casa nostra, più familiari, più quotidiani, come ad esempio il costituirsi del branco, no? Nelle scuole, questo è, ne abbiamo quasi ogni giorno una qualche notizia, una qualche testimonianza, no? Tutto poi reso ancora più difficile e amplificato dalla presenza di internet, degli strumenti mediatici, che sono degli strumenti ovviamente preziosissimi per le potenzialità della socializzazione dell'essere e dell'essere insieme. Basti pensare, ora per uscire solo un attimo da casa nostra, a tutto quello che è successo nel mondo arabo. Se
non ci fosse stata internet, non ci sarebbe stata la rivoluzione araba, no? Alla quale peraltro anche le donne hanno partecipato tantissimo, quindi era solo per eliminare qualsiasi possibilità di equivoco. Questi sono mezzi straordinari, potenzialmente straordinari, ma sono anche celano anche dei pericoli, no? Quando poi diffondono forme di violenza e chiamano alla complicità sulla violenza, no? E questo è sicuramente un aspetto che negli adolescenti preoccupa, come almeno poi ci dicono tanti colleghi che si occupano di queste cose. Allora, insomma, il quadro è piuttosto fosco, non c'è neanche bisogno di dilungarsi ulteriormente su tutto questo. Questo crea evidentemente una profonda solitudine, che noi tendiamo a negare, tendiamo a riempire con anche delle forme estreme, e questo per esempio ci spiega il perché della presenza dell'estremo, no? Dalle droghe all'alcol, diciamo allo stordimento, no? Cioè la necessità in qualche modo di stordirsi, di non pensare, di non assumersi impegni, di non assumersi responsabilità. Ecco, è sicuramente un effetto, appunto, da un lato di questa perdita di identità, dall'altro di questa perdita progressiva di punti di riferimento, che, lo ripeto, a me mi preoccupano soprattutto quelle. Le giovani generazioni vivono in maniera, io credo, particolarmente forte, anche se ne rendono scarsamente conto. E allora, siamo appunto in una forbice, no? Io la chiamo un po' una forbice tra, da un lato, un individualismo illimitato e dall'altro un comunitarismo regressivo, endogamico, chiuso su se stesso. Il dono può costituire una via d'uscita, può costituire una risposta che permette di spezzare questa forbice e di aprire nuove possibilità. In che senso? Che cos'è il dono? Beh, si può definire in termini abbastanza prevedibili, no? È un atto libero di generosità che noi facciamo gratuitamente, dove gratuitamente vuol dire senza pretesa di restituzione. Che noi forniamo un servizio, che noi doniamo un bene o che doniamo parti di noi, non c'è pretesa di restituzione. E allora la domanda, appunto, e veniamo a una delle parole del titolo, la domanda è: ma allora vuol dire che il dono è un evento, è un fenomeno che dobbiamo ricondurre all'altruismo? Spesso viene interpretato così. Cioè, da un lato c'è l'egoismo individualistico, che tentavo molto rapidamente di richiamare poco fa, e dall'altro c'è l'altruismo, l'altruismo che significa appunto preoccuparsi dell'altro, rapportarsi generosamente all'altro e così via. A me però questa opposizione non convince, non mi convince perché altruismo è una parola che contiene dei rischi, perlomeno se non la definiamo preventivamente. Perché quando parliamo di altruismo facilmente si può scivolare in una retorica del sacrificio, in una retorica buonista, in una retorica della dedizione totale, dell'oblio di sé. Detto fra noi, le donne conoscono molto bene questa faccenda, poi se c'è un attimo di tempo in più alla fine dirò qualcosa anche su questo. Insomma, opporre, diciamo, definire il dono attraverso il concetto di altruismo, secondo me, non è sufficiente, può essere addirittura fuorviante. E allora quello che io propongo, l'ho un po' scritto anche sui giornali in questi giorni, è di superare questa opposizione, perché egoismo vuol dire essere per sé, no? Mettere l'io al primo posto. Altruismo vuol dire mettere l'altro al primo posto. Io credo che si possa
praticare una terza prospettiva, che è quella del dono, che non è né un essere per sé né un essere per l'altro, ma è quella che definisco un essere con l'altro, che è forse la cosa più difficile, perché per l'appunto implica la necessità di rifondare, di ricreare, ricostituire il legame e la relazione. Difficile perché, per tutto quello che abbiamo detto fin qui, no? La realtà sembra andare in direzione assolutamente contraria, sia che vada nella direzione dell'individualismo, sia che vada nella direzione del comunitarismo, sia che mostri le patologie dell'indifferenza, sia che mostri le patologie della violenza. E allora noi rimaniamo spesso piuttosto sconcertati di fronte alle manifestazioni del dono. Un po' siamo scettici, c'è chi dice vabbè, ma insomma poi in fondo dietro ci sono anche al limite degli interessi mascherati. Siamo molto disincantati. E allora, per affrontare questo disincanto, forse bisogna interrogarsi un po' più a fondo sulle motivazioni del dono. Perché si dona? Perché si dona? Questa è, a mio avviso, la domanda fondamentale. E la prima risposta è abbastanza facile, se noi, diciamo, convochiamo quella forma di dono che io definisco il dono per amore. Cioè, quando noi doniamo, perché siamo, doniamo qualcosa ad una persona, perché siamo legati a questa persona da vincoli affettivi. Può essere un amico, può essere il partner coniugale, può essere un figlio. Si può trattare, diciamo, di una molteplicità di legami affettivi. Quando una madre, per esempio, si prende cura del figlio, quando un amico o un parente è disposto a donarci un organo, quando un amico ci mette a disposizione, per esempio, gratuitamente la sua competenza professionale, sono tutte forme di dono che hanno un presupposto, cioè l'amore in tutte le sue forme. Qui bisognerebbe entrare in un capitolo molto complicato, perché spesso, soprattutto in una certa tradizione, si dice che il dono è amore, e si dice che è amore, come dire, caritatevole. Si riconduce il dono a quella particolare forma di amore che è la caritas, i greci la chiamavano l'agape. Io credo che sia un'associazione un po' riduttiva, perché, e questo, diciamo, l'ho anche un po' sostenuto, non so quanto bene e quanto male, ma io credo che nel dono si intersechino tutte le forme dell'amore. E cioè l'agape, che è l'amore universale, la caritas, ma anche l'eros, che è quella forza, platonicamente, quella forza sorgiva, quell'energia assoluta che mi spinge proprio a legarmi all'altro, a cercare l'altro, a ricongiungermi con l'altro, ma anche la filia che è amicizia per l'appunto, no? Che è la scelta di quella determinata persona per determinate ragioni e così via. Insomma, quando noi doniamo per amore, doniamo a partire da tante forme di amore, che ci rendono appunto di volta in volta capaci di momenti di generosità e di gratuità. E però questo dono qui in qualche modo ha dei limiti, no? È comunque un evento straordinario, è comunque qualcosa di fortemente apprezzabile, però resta di fatto dentro la sfera privata, resta dentro la sfera intima e ha una motivazione molto chiara, cioè appunto la dimensione affettiva. Non cambia le cose, può cambiare un destino, può cambiare una scelta, può cambiare la vita di una persona, quindi questo non è certo secondario, ma si tratta appunto di episodi isolati l'uno dall'altro che tendono a rimanere nella sfera intima, nella sfera privata.
Il problema, è quando, pur mancando questo presupposto, quindi pur mancando l'amore verso una determinata persona in tutte le sue forme, siamo comunque disposti al dono, siamo comunque disposti ad offrire il nostro tempo, il nostro lavoro, la nostra cura, persino il nostro corpo, per qualcuno senza, appunto, senza remunerazione, senza contropartita, come dicono alcuni teorici del dono con cui mi sento molto affine, perché di fare tutto questo rispetto a una rispetto a persone che non conosco, addirittura di cui non conosco neanche il volto o il nome. Pensiamo all'enorme arcipelago del volontariato, dove spesso si fanno, diciamo, degli atti di gratuità, si compiono atti di gratuità, di generosità per persone che comunque vediamo, no? Se c'è il terremoto all'Aquila e una massa di persone partono con lo zaino in spalla e vanno ad aiutare queste persone, c'è comunque un contatto, no? C'è comunque un contatto personale. Scusate. E così si può dire, per esempio, di tutta una serie di situazioni di emergenza, no? Anche per esempio di associazioni come quella di Emergency di cui parlava Zoja prima, non so se avete ascoltato il suo intervento. Anche lì di fatto si crea quantomeno un rapporto personale, no? Cioè, si guarda il paziente, il malato negli occhi, e comunque è un legame che non è mediato da una relazione affettiva. Ancora più sconcertante questo diventa quando, per esempio, siamo disposti a donare il sangue senza sapere dove andrà a finire, oppure, diciamo, dare qualche cosa di noi per persone svantaggiate di cui non vedremo mai né conosceremo il nome né vedremo il volto. Insomma, sto parlando di quello che è stato definito il dono agli sconosciuti, che ha molte forme, come appunto vi ho appena accennato, ma che ha come comune denominatore il fatto che non c'è una motivazione presupposta. Che cosa spinge Gino Strada a fare quello che fa? Che cosa spinge i Medici Senza Frontiere a fare quello che fanno? Che cosa spinge tutta un'altra serie di associazioni, anche meno note e fortemente, diciamo, efficaci sul piano sociale, a dare qualcosa di sé senza che questo presupponga appunto un rapporto d'amore? Appunto, qui la motivazione è sicuramente più complessa, ma è qui che c'è tutto il valore eversivo, quello che io chiamo il valore eversivo del dono. È una logica appunto eversiva rispetto a quella dell'individualismo. E in che cosa sta questa logica? In che cosa consiste? Beh, consiste, detto in una formula, nel desiderio di legarsi, nel desiderio di appartenere, nel desiderio di far parte di qualcosa di più ampio che non siano i confini angusti del proprio io, che ci spinge quindi a metterci in gioco, perché questo è un punto fondamentale. Il dono richiede la messa in gioco di sé, richiede di rischiarsi, richiede di esporsi, non è quindi un atto così innocuo, non è affatto un atto innocuo. Vorrei tra l'altro subito fare una distinzione tra dono e donazione, nel senso che spesso vengono anche usati in modo equivalente, per carità, ma se, a rigor di termini, la donazione è qualcosa che noi facciamo una volta per tutte e poi finisce lì, no? Come quando, non so, vediamo appelli in televisione oppure rispondiamo a qualcosa
che ci comunicano magari dei conoscenti, guarda, io ho mandato qualcosa a questa associazione, sarebbe bene che la mandassi anche tu, o c'è addirittura un atto collettivo in questo senso, no? Dona 2 euro perché così salverai un bambino e così via. Va tutto benissimo, eh? Meglio che ci siano queste cose che non ci siano, eh? Però si tratta appunto di donazioni che non spostano di 1 millimetro la nostra vita, la nostra emotività, la nostra psiche. Sì, sentiamo magari in quel momento si risveglia per un attimo l'empatia, la voglia di fare qualcosa, però 5 minuti dopo torniamo a fare le nostre cose e perpetriamo il nostro stile di vita esattamente così com'è buono o meno buono che sia. Ecco, il dono non è questo, non si può pensare che si esaurisca in questo. È qualcosa che ha il potere di cambiare le nostre vite, cambiare il nostro modo di agire, cambiare il nostro modo di pensare e che incide fortemente sul tessuto sociale, trasformandolo evidentemente in senso solidale. Ma allora, come si fa? Da dove viene tutto questo? E beh, evidentemente dobbiamo pensare ad una forma diversa di soggettività. E qui lasciatemi fare qualche brevissimo riferimento più filosofico, insomma. Beh, insomma, la nostra modernità occidentale ha pensato il soggetto come qualcosa di autosufficiente, di autonomo, con una forte enfasi sulla libertà, sulla capacità di progettare, di scegliere, di progredire, il mito del progresso, no? Cioè, tutto questo fa parte della fondazione del soggetto moderno in quanto soggetto sovrano, che decide, che sceglie, che progetta, indipendentemente da tutto e da tutti. E in questo modo è stata offuscata, per non dire rimossa, per riprendere il giusto invito di Zoja a vedere le cose sul piano anche psichico, appunto, ed emotivo, tutto questo ha rimosso per l'appunto la dimensione relazionale, la dimensione del rapporto con l'altro. Il rapporto con l'altro è ben complicato. Non possiamo pensare di interpretarlo in un senso appunto irenico, no? A volte ci sono questi richiami in determinati contesti a preoccuparsi dell'altro, all'occuparsi dell'altro e così via. Tutto questo pone dei problemi e non bisogna negare questi problemi. L'altro è un grande filosofo del Novecento che si chiamava Jean-Paul Sartre, diceva l'altro è l'inferno, eh? Ma senza arrivare a questi estremi. L'altro è esattamente quello che mi interroga, mi chiama, mi sfida, mi mette in discussione, mi pone delle esigenze, mi chiede delle cose, mi lancia degli appelli, mi resiste. Insomma, l'altro è una parte costitutiva di noi, eh? Una parte costitutiva di noi senza la quale non possiamo neanche parlare di una nostra identità, perché l'altro è una dimensione interna al soggetto. Il problema è che questa alterità, questa dimensione interna al soggetto è stata in qualche modo mortificata, rimossa, negata, sconfessata. E questo che cosa ha voluto dire? Beh, vol ha voluto dire che noi abbiamo esaltato fortemente alcuni valori giusti, sacrosanti, che fanno parte della migliore tradizione dell'Occidente, ma ne abbiamo sacrificati altri. Questi valori giusti e sacrosanti sono in primo luogo il valore della libertà. E chi negherebbe oggi il valore della libertà? Anzi, direi che siamo in una fase in cui, no, la libertà è sempre minacciata, È sempre una conquista in divenire, non è mai totalmente definitiva. Il problema è quello di cadere nel mito della libertà, perché libertà non vuol dire libertà illimitata, per l'appunto, non vuol dire libertà senza vincoli. La nostra libertà è sempre all'interno di una serie di vincoli, ma un'infinità di vincoli, da quelli familiari a quelli appunto,
professionali, a quelli genericamente sociali, a quelli politici e potremmo continuare. Noi siamo insofferenti verso qualsiasi vincolo, diventiamo sempre più insofferenti verso qualsiasi vincolo. Non sopportiamo di riconoscere quella condizione che invece assolutamente ci definisce, che appunto in sintonia con alcuni teorici del dono io definisco uno stato di debito. Noi siamo sempre costitutivamente in debito verso gli altri. Questo vuol dire che noi non possiamo non riconoscere la nostra condizione di dipendenza, di reciproca dipendenza. Il debito è ciò che più ci spaventa. Ora, il debito pubblico, come dire, è un'altra faccenda ed è giusto che ci spaventi, anche se appunto dovremmo trovare il modo di ridimensionare anche queste paure. Ma io sto parlando del debito della relazione, del debito della reciprocità. Noi siamo sempre debitori perché siamo in qualche modo stati sempre donati a nostra volta. Dipendiamo in qualche modo da qualcuno, mentre tendiamo sempre a saldare il debito, a dire: mi hai prestato questo, te lo restituisco. No, non voglio pendenze, se no poi non ci sto a disagio. Restituire, siamo sempre ossessionati da quest'idea di restituire. Perché? Perché non restituire ci fa sentire a disagio, per l'appunto. E non sopportiamo questa condizione. Poi c'è chi ci sguazza, nel non restituire, ma lì, come dire, apriamo un altro capitolo che è criminale, cioè io non userei questa metafora assolutamente giudiziaria. Insomma, per finire su questo punto, la libertà non è mai indipendente dalla relazione. Non è mai indipendente dalla relazione. Noi siamo liberi, ma siamo sempre in qualche modo vincolati agli altri. E dunque è importante riconoscere questo stato di dipendenza. Scusate, mi sposto un po' perché ho il sole negli occhi. E allora chi dona, chi inaugura questo ciclo del dono, perché il dono è sempre qualcosa di circolare, differentemente dallo scambio, no? Lo scambio è do ut des, ti do e tu mi ridai, eh? Mentre il dono è circolare, appunto Marcel Mauss, che è stato evocato anche prima, diceva: la formula del dono è dare, ricevere, ricambiare, dare, ricevere, ricambiare, no? In una circolarità all'infinito che per l'appunto non mai si chiude, no? E non è simmetrica perché non pretende restituzione immediata. E allora quando noi doniamo, inauguriamo un ciclo, che coinvolge anche altri. E soprattutto non è mai il primo dono, perché come accennavo prima, noi abbiamo comunque a nostra volta ricevuto un dono, se non altro appunto per quel dono originario della nascita che ci ha visto figli e creature nel grembo materno. Che cosa vuol dire allora accettare lo stato di debito, riconoscere la dipendenza, riconoscere il legame e questo tessuto di relazioni nel quale siamo fortemente implicati e aggrovigliati? Beh, vuol dire essere consapevoli della propria insufficienza, della propria fragilità. Vuol dire rompere quell'idea monolitica, moderna del soggetto forte, sovrano, autosufficiente, autonomo, progettuale, razionale e così via. Noi siamo fragili, siamo abitati da passioni, da ambivalenze, siamo sempre in qualche modo appunto in relazione con qualcun altro che ci sfida, che ci chiama, che ci chiede e così via, che ci dà a sua volta. E allora siamo indissolubilmente legati ad altre vite e ad altri destini. E
E questo diventa quanto mai vero nell'età globale. Non svilupperò questo tema, che peraltro mi è, come dire, ritengo assolutamente essenziale, se ne parla ancora troppo poco, però almeno possiamo dirlo, no? Cioè l'interdipendenza che ci caratterizza come condizione dell'umano, oggi è diventata planetaria. Insomma, basta appunto accendere la televisione, ma chi mai 20 anni fa si sarebbe preoccupato di quello che succedeva in Afghanistan oppure alle isole Bahamas e così via, no? Cioè, e viceversa, no? Il locale globale di cui si parlava prima. Un piccolo avvenimento locale può avere effetti clamorosi sul piano globale e un evento globale, prendiamo la crisi finanziaria, dilaga in tutte le realtà locali. Quindi se ancora 20-30 anni fa noi potevamo in qualche modo chiudere gli occhi di fronte alla nostra interdipendenza, di fronte alla nostra dipendenza, di fronte alla nostra fragilità, alla nostra vulnerabilità, oggi diventa una follia, eh? Oggi diventa veramente il risultato di un'operazione psichica che Freud chiamava diniego. Il diniego è un meccanismo di difesa molto interessante su cui ho avuto modo di riflettere, perché è molto più sottile della rimozione, no? Cioè noi oggi parliamo di tutto, quasi troppo, eh? Su ogni cosa si sviluppa una chiacchiera infinita, i mass media ci bombardano, ovviamente a seconda poi delle mode, delle emergenze e così via. Parliamo del riscaldamento globale, parliamo della globalizzazione, parliamo dell'ingiustizia planetaria, parliamo delle guerre e così via, ma tutto questo non arriva alla nostra emotività. Perché se arrivasse alla nostra emotività, se noi riuscissimo a sentire, le possibili conseguenze di tutto questo, probabilmente saremmo già mobilitati in infinite forme, o comunque ci porremmo il problema di riaggiustare il nostro stile di vita, il nostro modo di stare al mondo, il nostro modo di trattare gli altri, di trattare il pianeta, eccetera. Ma tutto quello che succede, che è di una gravità infinita, è come se non riuscissimo a percepirlo. Forse per quel meccanismo in virtù del quale appunto noi riusciamo a commuoverci per un bambino di cui vediamo il volto, ma non riusciamo a immaginare la catastrofe. Non riusciamo a immaginare la catastrofe. È proprio qualcosa che la nostra psiche non riesce a comprendere. Però dobbiamo diventare capaci. Dobbiamo diventare capaci di vedere i pericoli reali che ci stanno di fronte, perché spesso questi ci vengono spostati, eh? Tutta questa ossessione economica, finanziaria, è anche uno spostamento dai pericoli reali, no? Cioè, richiamano costantemente la nostra attenzione su cose appunto ossessive, no? Come questo dominio dell'economia che ci sta strangolando. E questo non ci fa vedere che ci sono altre sfide, che il mondo sta andando a carte 48, eh? Che se continuiamo con questi stili di vita, fra pochi anni il riscaldamento globale avrà raggiunto delle vette che forse diventeranno irreversibili. Insomma, tutto questo significa trasformare la nostra vulnerabilità in una risorsa, in una risorsa. Accettare, non solo accettare la dipendenza, ma valorizzarla, perché dalla percezione della vulnerabilità io riesco appunto a riaprire la mia a riaprirmi all'altro, a rinnovare, io la chiamo la passione per l'altro, quindi non è qualcosa di buono, eh? La passione per l'altro è anche qualcosa di molto dinamico, che può avere anche effetti, in qualche momento negativi, che comunque mi mette in discussione. E però è questa probabilmente, diciamo, la strada, eh? È qualcosa che scaturisce, come dicevo prima, dal desiderio di appartenere, di far parte di qualcosa di più ampio, di far parte di qualcosa di più ampio. E noi oggi abbiamo le condizioni oggettive per fare questo, perché noi facciamo già parte di qualcosa di più ampio, che si chiama mondo.
per l'appunto, che è diventato molto piccolo, molto piccolo, molto stretto. E questo vuol dire anche valorizzare il debito e valorizzare la dipendenza, vuol dire anche essere capaci di un sentimento che sembriamo aver completamente smarrito, che è la gratitudine, l'essere grati. Noi non siamo quasi mai grati. Raramente lo dichiariamo, oppure lo dichiariamo in modo molto superficiale, grazie, 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 però questo non vuol dire assolutamente niente. E quindi vado a concludere. Quando dicevo significa mettersi in gioco, significa accettare il rischio della relazione, senza pretendere una risposta immediata. Ma questo non vuol dire che noi non scommettiamo sulla risposta dell'altro. Questa è l'altra grande potenza del dono. Chi dona non pretende restituzione, non pretende un controdono, ma si aspetta, desidera la risposta dell'altro. Non importa di chi, eh? È una reciprocità asimmetrica. Io posso ricevere da un'altra persona in un altro momento, in un altro luogo, ma so che sono entrato in un ciclo, appunto, di cui faccio parte sia come donatore sia come donatario. E questo implica un altro sentimento fondamentale che stiamo perdendo, forse più della gratitudine, che è la fiducia. Non c'è dono senza fiducia. A desiderare la risposta dell'altro, aspettare la risposta dell'altro, significa fidarsi dell'altro. Marcel Mosse diceva di fidare interamente o fidarsi interamente. Fidarsi interamente. È qualcosa di cui noi, se ci pensate bene, non siamo più capaci. E non è qualcosa che vuol dire, no? Come dire, diventare tutti delle vispe Terese e affidarsi a chiunque e in qualunque situazione, ma vuol dire concepire sempre la possibilità di una fiducia in qualche modo totale, totale nel senso che inglobi l'altro nella sua molteplicità. Insomma, tutto questo significa che il dono reinstaura il valore del legame come fine a se stesso. E quindi è completamente diverso dallo scambio, perché nello scambio il legame ha solo un valore strumentale. L'individualismo utilitaristico nel quale noi siamo assolutamente immersi e che domina non soltanto nelle nostre transazioni economiche, ma nei nostri atti quotidiani, è un individualismo essenzialmente strumentale. L'altro ci serve sempre per qualcosa, anche quando non ce ne rendiamo conto in maniera così visibile. Quello che il dono fa è di reinstaurare il valore del legame in quanto fine a se stesso. Perché? Perché il soggetto che dona è consapevole del fatto che nel legame trova non una limitazione, non una limitazione, ma un potenziamento del sé. Un arricchimento del sé, perché l'altro, l'altro concreto, l'altro che sta fuori, anche senza volto e senza nome, è colui che costella la mia alterità interna. Dobbiamo sempre pensarci in questo modo, eh? Dobbiamo sempre pensare che c'è un'altra possibilità. Dobbiamo sempre tenere aperta l'identità. Vi riporto un aneddoto che mi è capitato di riportare altre volte. Io sto in una parte di Firenze piuttosto bella, come sapete, intorno a Firenze ci sono delle belle colline, insomma, è noto che ci siano delle belle zone. Davanti a casa mia c'è uno di questi classici muretti delle colline di Firenze e una mattina sono scesa e ho visto una grande scritta che diceva: "E se fossi nato in Iraq?" Punto interrogativo, che ovviamente non era rivolto a me, ma era rivolto agli abitanti della zona, diciamo, no?
e che mi ha fatto davvero molto, mi ha scosso, appunto l'altro che ti scuote, che ti interpella, e mi ha fatto appunto pensare molto al concetto di identità, no? Noi siamo chiusi in un'immagine in qualche modo compatta, definita della nostra identità, e guai a chi ce la tocca, ma la nostra identità è frutto di una serie di contingenze. Il fatto che siamo nati in una certa epoca storica, in quella determinata città, da determinati genitori, in un determinato contesto, poteva accadere tutt'altro, poteva andare in modo completamente diverso. E allora, perché faccio questo discorso? Per tornare appunto a quello da cui sono partita, cioè donare significa mettere in discussione la propria identità definita. Significa aprire i confini dell'io e significa riconoscere che dentro di noi c'è sempre potenzialmente un'altra possibilità, che ci sono molte altre possibilità che non si sono attualizzate, ma che sono sempre possibili. Tutto questo, per finire, diciamo, l'aspetto ulteriormente, un ulteriore aspetto straordinario del dono, l'ho già accennato all'inizio e che concludo, è che non è un imperativo morale. Sarebbe paradossale, sarebbe una contraddizione di termini intanto di per sé. Tu devi donare, no? Cioè è una frase, è un ossimoro, è una frase che non sta in piedi. Allora, il dono è un atto libero. Ma non solo è un atto libero, è qualcosa che c'è. È qualcosa che c'è, esiste nella realtà. Cioè, c'è una parte di umanità che lo pratica. E noi stessi lo pratichiamo qualche volta, quando riusciamo a rompere, diciamo, la crisalide dell'indifferenza, scusate la parola, del menefreghismo, dell'apatia e così via. Lo pratichiamo anche noi. In piccole cose magari, che però rimangono appunto lì isolate, e allora forse possiamo ispirarci a questa realtà. Possiamo ispirarci a questa realtà. Intanto smettere di vederlo come un evento appunto sublime, in qualche modo riservato a pochi, o che noi non saremo mai capaci di fare, perché magari non siamo capaci di farlo in una certa forma, ma il problema del dono è una forma mentis, eh? È una forma mentis che per esempio, non lo so, può scattare, può aprirsi nel momento in cui siamo su una spiaggia e non ci buttiamo i rifiuti sopra, perché c'è anche un dono appunto verso il mondo, verso l'ambiente, eh? E qui diventa ancora più difficile, perché se il dono agli sconosciuti è comunque complesso perché appunto prevede l'anonimato dell'altro, no? La non conoscenza dell'altro e così via. C'è comunque un altro, C'è comunque un altro che da qualche parte reagisce, che da qualche parte fa sentire la sua voce, che protesta. L'ambiente, cioè quello che ci sta intorno, i beni comuni. Questa parola che sta fortemente emergendo, giustamente, no? Nella riflessione contemporanea. I beni comuni sono muti. Noi li usiamo ogni giorno, li saccheggiamo senza neanche rendercene conto, dall'acqua, no? All'aria, alla conoscenza, a tutta un'altra serie di risorse, che crediamo inesauribili, che ci vengono donate ogni giorno, da questo piccolo pianeta nel quale siamo e che forse avrebbe bisogno adesso di una risposta. Quindi esiste anche un'altra forma di dono che secondo me è il dono globale per eccellenza, che è il dono che noi facciamo poi in ultima istanza a noi stessi, alla dimora in cui viviamo, in cui vivranno sicuramente i nostri figli e i nostri nipoti, rispetto ai quali non possiamo non sentirci responsabili. Ecco, allora, se tutto questo è vero, siamo sicuramente usciti da una visione, diciamo, riduttiva, parziale, buonista e caritatevole del dono. Grazie.